Buonasera amici di Tubertini, sono Tommaso Torzoli. Una giornata, come potete vedere dalla mia faccia e dalla mia maglietta, molto calda, molto umida. Siamo in estate inoltrata e oggi vi ho portato dalle mie parti in Toscana, nel fiume Bisenzio, perché pescheremo i cavedani a galla. Una tecnica molto particolare, molto bella, molto affascinante, dove si vede proprio la frenesia del pesce che viene a mangiare. E per questa sessione di pesca utilizzeremo la Vel TBX, che è una canna molto adatta e molto propensa per queste pesche, perché è molto morbida ma allo stesso tempo ha una bella schiena. Andremo a incontrare cavedani anche da un chilo, un chilo e mezzo, se abbiamo fortuna anche da 2 kg. È una canna, come potete vedere, con un look total black che adesso va molto di moda, anelli già montati dalla casa, anelli Fuji, e abbiamo abbinato un ILAS e la lenza sarà molto molto semplice e molto leggera, perché appunto pescheremo a gallo, un galleggiantino da 0,20 che poi dopo vi faremo vedere nel corso della pescata. Una spallinata composta da 4 pallini, finale dell'8 e amino del 27, quindi proprio leggeri leggeri a ingannare il più furbo dei ciprini. E adesso andiamo a pescare, perché perlomeno entra anche un pochino in acqua che ho caldo. Allora, vi faccio vedere intanto i 2 tipi di inneschi che si fanno nella pesca a galla al cavedano. Gli ami, come abbiamo visto, sono veramente minuscoli, dal 23 al 27, ma più piccoli sono e meglio è, perché praticamente la leggerezza dell'amo e la grandezza così minuta dell'amo ci permette di far andare nell'acqua il nostro bigattino innescato nello stesso modo di quelli con la quale pasturiamo, quelli con cui fiondiamo in acqua oppure lanciamo in acqua a mano. Allora, il primo innesco è per la testa del bigattino. Importante è non bucarlo, non deve poi uscire il liquido all'interno del bigattino, perché il cavedano se ne accorge e ci avrà un rifiuto nei confronti della nostra esca. Quindi la prima è per la testa, quindi il bigattino che scende verticalmente in acqua. Il secondo tipo di innesco invece io lo chiamo a barchetta, perché praticamente andremo a bucare proprio nel sottopelle, al centro del corpo del bigattino, proprio formando una barchetta praticamente, in questo modo, sempre stando attenti a non far fuori uscire il liquido bianco all'interno del bigattino. In questo modo, se il pesce mangia ancora più staccato dal fondo, quindi proprio sopra il pelo, sotto il pelo dell'acqua, questo innesco andrà a ricreare perfettamente la fiondata dei bigattini appena cascano in acqua, quindi il pesce andrà direttamente in frenesia sul nostro bigattino. Yeah.
Adesso parliamo della lenza. Complicare questa pesca è solo opera, può essere solo opera nostra, perché praticamente è una lenza veramente semplicissima. Abbiamo un galleggiantino da 0,20. Io preferisco la staragione perché specialmente nelle pescaie con un po' di ondina si vede meglio. Poi partiamo con una spallinata di 3 pallini del numero 10. Esattamente 3 pallini del numero 10 che vanno a tarare il nostro 0,20. Un finale piuttosto lungo di 50 cm, in questo caso è un 8, un carbon white. Molti preferiscono anche un fluorine perché magari è più, quando si pesca a galla è molto più morbido rispetto a un fluorocarbon. Però in questo caso il pesce fa meno storie per mangiare perché c'è un po' di correntina, il rumore della pescaia, l'acqua che si muove, quindi va bene anche un fluorocarbon. E un amino che da lì non so neanche se riuscite a vederlo, veramente minuscolo, come vi ho detto prima, e ci permette di ingannare meglio i più furbo dei ciprini di Heikkivedanne. Allora, oggi ho utilizzato il nostro galleggiante, l'Air Float 12. È un galleggiante che nonostante sia un galleggiante molto leggero, perché è uno 0,20, ha una bella pancina, quindi ci permette, specialmente in questa pescaia, di a volte effettuare anche un po' di trattenuta, quindi è una forma veramente ideale per questo tipo di pesca. Se no si possono utilizzare anche dei galleggianti un pochino più a goccia allungata o a pera, insomma, a perettina. Questo è il classico galleggiante a goccia classico, e insomma mi ha permesso di poter pescare bene in questo spot. Per quanto riguarda il mulinello, abbiamo utilizzato l'Ilas un 2000, mulinello che è già stato presentato, è nuovissimo e ha una frizione molto molto fluida, quindi questa pesca qui, che è molto frenetica, è una pesca dove il pesce mangia in maniera spropositata, a volte la frizione ci aiuta molto, specialmente nella fase iniziale, quando il pesce parte, perché a volte si autoferrano sul rifiuto, mangiano da fuori, quindi è importante avere una frizione molto, molto fluida e che si possa regolare al nostro piacimento. Mulinello leggero, quindi adatto per questi tipi di canne che sono leggerissime. È inutile avere la canna leggera se poi abbiamo un mulinello pesante, quindi questo mulinello è il top che esiste per la pesca, insomma, con la bolognese e altri tipi di tecniche in tubettini. Ora, visto che qualche cavedano grosso stava iniziando a mangiare, gli abbiamo dato un po' di riposo. Con questo siamo al calasole, quindi insomma il periodo è buono, il momento è buono. Si va a vedere se si prende altri due pesci, due, poi si va via, due, però due li devo prendere, perché sennò boh, a casa non sono contento.
pesce non potevo chiedere di meglio, insomma. Bel pescione, bel cavedano, non lo rimetto neanche in nassa perché tanto ora andiamo via e facciamo il rilascio anche degli altri pesci e andiamo a metterlo in acqua. Ragazzi, caldo, tanto, umido, tanto, però quando c'è queste giornate così che i pesci mangiano in questo modo va bene anche il caldo e l'umido. Si suda, non c'è problemi, perché veramente siamo in un posto incontaminato, posto bellissimo, i pesci l'avete visti, la canna si comporta bene, il mulinello si comporta bene, noi ci siamo comportati bene, insomma. Spero vi si sia fatti divertire e alla prossima. Ciao a tutti!